Buonasera, anzi buonanotte, Raffaele Rivieccio, critico cinematografico. Buonasera Maurizio, critico cinematografico, ma quest'anno a Molise Cinema direi quasi partigiano della resistenza al Covid. È l'estate 2020. L'estate 2020 fino a pochi mesi fa, non solo per Molise Cinema ma anche per altre iniziative a cui collaboro, sembravano spacciate e con la triste visione di poter usufruire di una manifestazione solo sul web, che è un apporto, è una cosa positiva che ti porta a migliorare o a salvare la situazione, ma ci deve essere almeno un aggancio al reale. E non mi sarei mai aspettato ad agosto, adesso durante il festival, di stare comunque a Casa Calenda con le mascherine, con la di distanziamento, ma un Molise Cinema che in qualche modo muove, riesce, certo, ma è a scartamento ridotto. Negli anni passati avevamo una folla, 4-5 eventi contemporaneamente, però non abbiamo fatto solo un atto di simbolico, diciamo, abbiamo fatto un festival, quindi sono contento per Molise Cinema e per me, ma a questo punto anche per l'Italia, diciamo, il nostro piccolo molisano. Certo. Raffaele, tu entri a Molise Cinema come giornalista e col passare del tempo sei diventato curatore delle retrospettive e oggi curi anche altri cinema, altri festival, per esempio il Sabaudia Studio. Sabaudia Studio, sono da 2 anni, sono uno dei curatori che si svolge tra l'altro proprio in questi giorni, quindi tornerò, andrò direttamente lì per seguire le ultime 2 giornate, diciamo, in cui curerò un incontro con Luca Manfredi, figlio di Nino, che ha girato un bellissimo film su Alberto Sordi, quindi parleremo di quello. Hai conosciuto tanti protagonisti del cinema in questi anni con le retrospettive, vogliamo citarne alcuni? Chiaramente hai parlato del passato. Anche noi, questo è il terzo anno come Molise Cinema che pubblichiamo dei libri dedicati a grandi attori giovani, diciamo, del cinema italiano. È venuto Elio Germano, abbiamo avuto l'anno scorso al Baron Wacker e quest'anno Pier Francesco Favino. Negli anni passati, che avevamo una programmazione più ampia, la retrospettiva era anche su di loro, quindi erano film su Alba, su Elio Germano, e quest'anno a Favino abbiamo potuto dedicare un solo film perché ovviamente devo dire, insomma, che anche queste trattare dei personaggi tra i più importanti dell'attualità, anche come se fossero già dei classici, è una cosa bella. Insomma, abbiamo fatto veramente dei bellissimi volumi per un festival che nasce come un festival per riscoprire i piccoli centri. Penso sia un grande traguardo avere dei libri. Era proprio questi 3 libri erano nella prima pagina di Repubblica di pochi giorni fa, con la Nazionale. E quindi, insomma, è un festival che da almeno 10 anni ha raggiunto un livello più che nazionale. Certo. Quindi, tra l'altro, sei reduce proprio oggi dalla presentazione. Oggi abbiamo fatto un film importante, il primo film di Giuliano Montaldo, restaurata la pellicola, restaurata, restauro dell'anno scorso, tratto da un romanzo di José Rimanelli, nativo di Casa Calenda, un autore che ha fatto scritto un libro controverso, Tiro al piccione, e ho intervistato Giuliano Montaldo a Roma sia per il libro su Favino, lui ha diretto un film bellissimo con Favino, e sia gli ho fatto una video intervista che abbiamo mandato in onda, se quello si può dire, in cui parla del film di José Rimanelli e fa gli auguri a Casa Calenda e al festival. Quest'anno non sono auguri di cortesia perché Giuliano ha parlato proprio di distanziamenti, di saluti col gomito, cioè era un qualcosa che ci invitava a lottare, siccome è un film anche sulla resistenza per certi versi. E oggi ognuno di noi deve fare una resistenza e quindi se si poteva rinunciare al festival, farlo anche con più fatica, con il rischio comunque e l'attenzione che ci vuole in questo caso, è un piccolo atto di resistenza per non considerare quest'anno culturalmente perso. Senti, il lavoro del critico cinematografico
come si svolge durante l'anno al di fuori dei festival, diciamo. Diciamo che il lavoro del critico cinematografico è soprattutto quello comunque di seguire una serie di anteprime stampa in cui hai visione del film pochi giorni prima che esca in sala e scriverne, seguire i festival, sostanzialmente adesso molti materiali ti arrivano anche via web o comunque con altri supporti, però devo dire che l'anteprima stampa è un luogo in cui poi comunque incontri magari il regista e gli attori in una situazione professionale, cioè l'attore non è il divo con il pubblico come si fa invece nella prima ufficiale, ma è qualcuno che paradossalmente si sottopone al vaglio critico dei critici. Però il termine critico non mi è mai piaciuto, nel senso, a me piace scrivere di cinema e soprattutto piace, più vado avanti più mi piace organizzarlo, cioè, quindi in questo, come caso di Molise Cinema, sono tra i direttori, in altri casi ho diretto dei festival e spesso faccio corsi di formazione, mi è capitato di lavorare dai bambini delle elementari fino all'Università della Sapienza e quindi è chiaro che cambia il linguaggio, ma la passione che devi comunicare a un bambino di 7 anni anni o uno studente universitario di 25 e io penso che proporrò l'anno prossimo come retrospettiva fare un punto della situazione di quello che è successo quest'anno, che obiettivamente è qualcosa di talmente inedito, è l'evento più importante dopo la guerra sostanzialmente. Ma la guerra è qualcosa che conoscevamo, questo è un evento totalmente ignoto e stiamo andando a largo e ci fa un po' paura, ma è anche una bella emozione dire vediamo in tante cose negative quali sono gli elementi che possiamo cogliere e sicuramente fare questo festival in questi giorni contro ogni previsione è andare a largo, nuotare a largo e però ecco sono valori un po' desueti sembra, però io mi sento in qualche modo patriottico a fare questa cosa e a partecipare insieme a Federico Pommiere, che è il direttore artistico, a tutti gli altri curatori e le tante persone che lavorano in festival. Senti la funzione sociale di quest'anno? Questo sì, cioè nel senso che fare cultura è una funzione sociale sempre, però quest'anno ha un enorme valore aggiunto e penso che chiunque nel suo campo debba cercare di rimboccarsi le maniche, insomma, per quanto si possa fare. Vabbè, in bocca al lupo e vedremo cosa uscirà da questa tua ambiziosa. Si dice crepi il lupo, diciamo crepi il Covid, però il lupo invece viva il lupo. E domani sera finiamo, oggi penultimo giorno e quindi intanto abbiamo avuto una bellissima giornata con ospite Pier Francesco Favino, non ci ha aiutato il tempo però siamo riusciti a portare a compimento, diciamo, la presentazione di questo libro e insomma, prova superata nonostante il Covid e la pioggia, è andata bene così. Grazie Raffaele. Grazie a te.